Abbiamo l'audio, non so chi si occupa dell'audio, del microfono. Da un artigiano materano, quindi materano al 100%, un prodotto. Bellissimo. È bellissimo. Voglio ringraziare anche la, il comune, tutti quanti, perché sono stati soltanto se secondo me ci mettono il microfono. Sta provvedendo il microfono. Sì, sì, ho chiamato. La spiegazione al momento in alto e arrivare. Guarda, e in effetti è il tema, perché il Pinocchio è la luce proprio del tempo, no? Eliminare le belli dei piccoli, dei grandi, delle persone importanti. Bellissimo, bellissimo, veramente. Ma poi abbiamo qui Sua Eccellenza, che è portatore di luce. Io lo dico in privato, in pubblico, perché per me è una persona di grande, grande riferimento. Cioè, proprio bellissimo. E quindi la luce, sì, la luce, portatore di luce, la luce, quindi il sindaco. Adesso io lo ringrazio non solo per questo dono, ma perché si è fatto carico di questa iniziativa, cosa che a Matera era difficile. Io dicevo, un curriculum vastissimo, però a Matera, ma io non so i biglietti di danza. No, cioè, quello può essere usato sia come porta. Una perfetta è acceso? E mi piace viaggiare in questa maniera. Ma che l'abbia fatto il sindaco di Matera per la prima volta, per me è veramente... E poi voglio dire un'altra cosa importante, Pinocchio, no? Che rappresenta questa umanità, questa universalità della vita, no? E qui stasera c'è stato chiesa e scuola e famiglia, cioè è riuscito questo libro che per me è già una... ma fischierò allora. E per me dicevo è già una grande... No, non ci arriva, non ci arriva là il film. No, non ci arriva. Eccoci, siamo. Sì. Dicevo che se questo libro è riuscito a mettere insieme. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a Isabella, grazie alla dottoressa Del Puente, grazie
a questo signore che l'altra volta è venuto. Ma parli al microfono pure. È venuto da Brescia quando ho presentato un altro libro dal vescovo e mezz'ora prima mi sento chiamare al telefono: Olimpia, dove sei? Dico, sto per cominciare, gli avevo mandato solo la locandina. E mi dice, senti, tienimi due posti perché stiamo arrivando da Brescia. Sono venuti solo per me. Come dire, sono famosa in Italia, ma... grazie, grazie. Ma mi piace così, la semplicità, lavorare in silenzio. Allora, buonasera. Buonasera a tutti, apro questa serata, questa bellissima serata, portandovi i saluti intanto della nostra associazione, Le Ali di Frida, un'associazione culturale che nel tempo è stata molto vicina al percorso di Olimpia. Io questa sera porto i saluti del presidente Enzo Mori e della vicepresidente Franca Coppola, purtroppo sono ammalati contemporaneamente e quindi io sono il terzo sostituto della loro presenza, quindi abbiate pazienza perché insomma io, come sapete, sono una lettrice, quindi leggerò un brano di Olimpia tratto dal libro, però adesso farò anche un po' la presentazione di questa serata. E saluto intanto anche tutti quanti gli ospiti in sala, tutti i rappresentanti del mondo della scuola, del mondo appunto ecclesiastico, come diceva Olimpia, la dottoressa Cancelliere, Rosaria Cancelliere, già provveditrice agli studi della provincia di Matera, gli insegnanti presenti appunto, e Olimpia ha già iniziato un po' a introdurre il tema della serata. E io intanto inizio a passare la parola agli ospiti, prima di tutto passo la parola al sindaco, sottolineando appunto l'importanza che questa serata ha per Olimpia, perché il sindaco Domenico Bennardi ha accolto il desiderio di Olimpia di essere riconosciuta in questo suo percorso, che è un percorso che continua ad andare nella direzione della giustizia e della legalità, e quindi la testimonianza di Matera che accoglie Olimpia non solo come autrice dei libri che già lei ha presentato anche in passato, ma come cittadina materana testimonia appunto e portatrice di giustizia. E quindi la presenza e l'affiancamento delle istituzioni, che purtroppo non sempre sono state al suo fianco negli anni, perché appunto questo percorso abbiamo iniziato tanti anni fa con Olimpia, invece la testimonianza della presenza delle istituzioni è per lei un momento molto molto importante. Grazie sindaco, e per questo momento così importante le passo la parola. Grazie, grazie mille. Un ringraziamento per voi, benvenuti insomma in questa presentazione, che è più di una presentazione di un libro. Mi unisco ai ringraziamenti, so che ci sono molti insegnanti, molti bambini, che ringrazio insomma per la loro presenza, molti adulti. Un ringraziamento e un saluto al nostro vescovo, a Don Pino Cagliazzo, insomma, che è stato davvero entusiasmante anche nel recentissimo congresso eucaristico che abbiamo avuto a Matera con l'arrivo del Papa. Tutto è andato insomma abbastanza bene, e quindi un grande lavoro da parte della diocesi, della CEI e del nostro arcivescovo di Matera e Sino. Oggi stasera appunto si parla, vedo anche qualche consigliere, assessore, insomma mi fa piacere l'amministrazione presente. Stasera parliamo di un'opera che io credo davvero molto importante per il mondo pedagogico, per gli insegnanti, per i bambini, ma devo dire anche per gli adulti. Conoscevo Olimpia, tutti conosciamo la storia di questa donna, questa madre, la madre Coraggio, insomma, quindi una storia importante per la Basilicata e non solo, che merita ancora un approfondimento costante e quindi insomma
conoscevo questa storia, questa madre, anche prima ovviamente delle esperienze da sindaco. Quando l'ho conosciuta come autrice sono rimasto folgorato da questa lettura, me l'ha regalato questo libro, Il Pinocchio che c'è in me, e quindi è un libro, un'opera davvero interessante e bella, intanto perché recupera la favola di Collodi, che è assolutamente come dire, sempre attuale, ed è bello leggerla anche in età adulta. Però lei affronta alcuni temi che poi sono quelli del protagonista di, appunto, di Collodi. Tante vicende ha vissuto Pinocchio e lei le affronta, diciamo, una per una, magari con questo, ecco, parallelismo anche con il nostro essere uomini e donne, quindi si sofferma anche sulla diversità, sul concetto dell'essere diversi, che non è, come vi spiegherà, cerco di essere brevissimo, ma veramente entusiasmante questa lettura, non è una limitazione, ma è anzi un, come dire, un segno distintivo di quell'essere speciali, no? Essere esseri unici, e quindi anche l'essere un, come dire, una persona di legno diversa è in qualche maniera simbolo e metafora di quella speciale essenza. E infatti vi volevo segnalare, visto che ci sono molti insegnanti, questa bellissima recensione che ha fatto Orizzonte Scuola, sicuramente l'avrete vista, altrimenti è sui nostri canali, che parla appunto del libro, dell'opera di Olimpia come metafora della condizione umana e allegoria della società moderna, riferendosi a Pinocchio, che lei recupera. E poi tutto questo grande lavoro che ha fatto per la coscienza di sé, per l'ascoltarsi e ascoltare gli altri, quindi davvero un'opera di grande generosità. Olimpia è una persona che ha maturato, l'ho detto già l'altra volta a lei personalmente, un credito d'amore che ci offre diversamente, che ci offre attraverso la scrittura. È bravissima nel scrivere, ma anche nel parlare, e quindi davvero un ringraziamento per lei. Non potevamo a Matera, nella città che la ospita ormai da tanti anni, avere, come in altri comuni d'Italia ha fatto grandi successi, ora vi racconterà, la presentazione proprio da parte sua. Quindi grazie Olimpia e grazie a tutti voi per la partecipazione. Grazie Sindaco per questa introduzione. Io purtroppo poi non conosco tutti, quindi poi Olimpia farà i ringraziamenti a tutti gli amici che sono intervenuti, grande sostegno di Olimpia sempre in questo percorso. Grazie a Rocco per la sua introduzione musicale. E passo la parola al Vescovo Giuseppe Cagliazzo, Arcivescovo di Matera e Irsina. Mentre si avvicina grande... Don Pino, scusatemi, io ho dimenticato di ringraziare anche la casa editrice Magister. Non è scontato trovare editori che offrono il proprio lavoro a quest'ora. Un applauso limitatissimo per Edizioni Magister. È un intervento questo molto importante, perché la fede è un elemento centrale nella vita di Olimpia e nel suo percorso, ma non solo la fede, è tutto il tema del dolore che lei ha affrontato in tutti questi lunghi anni. Noi abbiamo conosciuto Olimpia tanti anni fa, quando credo il dolore ancora la chiudeva, quando Luca era ancora dentro di sé, quando ha iniziato il sostegno di tutta una comunità, il dolore di Olimpia è diventato altro e Luca è diventato altro, perché è uscito fuori, quindi è diventato parola attraverso tutti i versi meravigliosi che nei suoi pochi anni di vita ha potuto regalarci. Io ho grande emozione a dire questo, perché ho conosciuto Olimpia in questo percorso, no? E vi ho sentito dire molte volte che il dolore è una grazia che non ha meritato, e questa è un'affermazione molto forte. Io è l'unico momento in cui faccio una piccola considerazione, lo faccio anche, diciamo,
è una riflessione che faccio anche dalla, derivante dalla mia pratica di psicologa. E io dico due parole soltanto, mi consenta. Che cosa c'è di più confortante per l'essere umano che sentir parlare della possibilità del dolore? Cosa c'è di più tranquillizzante del sapere di poter passare attraverso di esso? E aggiungo che il dolore, io ritengo, abbia solo due strade, quello della rabbia e quello della pace. Nessuna delle due è meglio dell'altra, nessuna delle due è più deplorevole o più condannabile, nessuna delle due è più giudicabile, nessuna delle due, oserei dire, è più comprensibile. E tutto quello che da questa riflessione può scaturire riguarda solo la trasformazione del dolore in qualcos'altro e niente di più. E le chiedo di poterci aiutare a comprendere questo concetto così forte e così grande. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Non mi nascondo che stasera sono particolarmente emozionato e contento nello stesso tempo, perché come affettuosamente ormai da tempo chiamo Olimpia, e lei mi chiede di darle del tu, io non riesco, vedo sempre del voi, per dirvi anche il tipo di familiarità che si è venuta a creare in questi anni, ma penso di essere stato uno dei primi a leggere questo libro